Prima volta in Italia dall'inizio dell'invasione russa per il presidente Zelensky, una tappa importante per lo sviluppo del conflitto per il quale il paese si sta battendo insieme all'Europa. Zelensky, atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina, ha incontrato prima il presidente della Repubblica Mattarella, poi la premier Meloni, infine il Papa Francesco in Vaticano. L'inno ucraino ha risuonato oggi al Quirinale per l'arrivo di Zelensky. Ad attenderlo in aeroporto, insieme ad altre autorità, il ministro degli esteri italiani. Poi il trasferimento al quartier generale di Mattarella. Una stretta di mano, un piacere di incontrarti, catturato chiaramente dalle telecamere. La nostra vittoria è la pace, ma serve una giustizia, la pace che preveda la giustizia su tutta l'Ucraina. Lungo e proficuo l'incontro con il presidente Zelensky, così è stato giudicato da Meloni, che ha stretto la mano al presidente come gesto simbolico di una vicinanza a lungo dimostrata negli ultimi tempi. Il ritmo che abbiamo impresso alle relazioni tra Italia e Ucraina testimonia il rapporto che c'è tra i due paesi.